Siamo il 30 di gennaio, siamo qui nell'edizione 2020 di Fiera Agricola, una manifestazione molto importante a livello internazionale, dove la Bruna è protagonista, per cui era anche doveroso invitare qui, e lo ringrazio, il direttore della razza Bruna, Enrico Santus, molto noto a tutti, quindi è una presentazione inutile che io faccio, ma faremo a Enrico Santus delle domande specifiche, due domande in particolare. Uno è cercare di capire, perché molti di voi lettori di Ruminanzia ce lo chiedono, quali possono essere oggi le motivazioni che possono portare un allevatore ad orientarsi verso l'allevamento della Bruna, perché ovviamente un allevatore o già allevatore di vacche da latte o in fase di espansione o di riconversioni, il tema di quale razza allevare se lo deve porre. La Frisona è la razza più allevata di vacche da latte, però visto che esiste comunque anche altre razze e la Bruna non è marginale, diciamo, come consistenza sia a livello nazionale che a livello internazionale, credo che solo il direttore dell'Associazione Nazionale di Razza Bruna ci possa dare questa indicazione. Dottor Santus, perché dobbiamo allevare o potremo allevare la Bruna? Ma, grazie per la domanda. In realtà è molto interessante, hai toccato prima anche il livello internazionale della Bruna. Ed è molto interessante questa cosa perché ci siamo fatti questa domanda a livello internazionale molto recentemente. In una serie di riunioni a livello internazionale abbiamo identificato esattamente la risposta a questa domanda. E l'abbiamo anche sintetizzata in uno slogan che in inglese suona come more than milk, oltre il latte, ben oltre il latte. L'idea quindi è che la nostra platea di allevatori a cui vogliamo rivolgerci sono allevatori ovviamente che hanno nel DNA la produzione del latte, ma che sono, noi li abbiamo identificati come allevatori che vogliono ottimizzare la produzione del latte. E con ottimizzazione della produzione del latte noi intendiamo rivolgere maggiore attenzione non tanto alle produzioni di picco, non tanto alle produzioni in prima lattazione, ma a una produzione durante la vita produttiva dell'animale, durante una produzione ben spalmata durante la curva di lattazione, quindi una produzione che sia più gestibile, che abbia meno bisogno di interventi esterni, abbia meno bisogno di interventi anche di tipo sanitario e anche dal punto di vista alimentare che sia semplice, più semplice da gestire. Tutto questo condito dalla tradizionale longevità degli animali di razza Bruna che si distinguono e non per ultima la qualità del latte. Quindi in realtà abbiamo identificato molto bene la risposta a questa domanda. Vogliamo proprio rivolgersi non solo agli allevatori tradizionali di Bruna. Li abbiamo chiamati questi allevatori tradizionali gli allevatori che allevano la Bruna per il cuore, per la passione. Questa è una base molto importante, ma che ovviamente non ci serve o non ci basta, diciamo. Dobbiamo andare oltre e abbiamo identificato in questi, li abbiamo chiamati ottimizzatori, cioè allevatori che vogliono fare un passo in più. Sono allevatori a latte, ma si stanno ponendo il problema di dove porta il moderno sistema di produzione del latte. È ancora totalmente adeguato spingere sulle produzioni ignorando la longevità degli animali o spingere sulle produzioni ignorando la difficoltà che hanno gli animali spesso di essere alimentati in modo adeguato al picco di lattazione? Queste sono domande che abbiamo cominciato a porci e quindi molte volte non basta guardare la produzione media dell'animale o la produzione in lattazione, bisogna vedere anche come è stata raggiunta questa produzione. Per cui questi sono alcuni argomenti che stiamo approfondendo. Beh, devo dire, in questo contesto di ricerca generale di una sostenibilità sociale e di una sostenibilità ambientale, anche questa sensibilità che hanno i consumatori verso il nostro settore, mi sembra di capire, Enrico, che la Bruna si colloca e potrebbe avere un ruolo, e lo ha, molto importante, perché in effetti anche noi di Ruminanzia stiamo un po' cercando di capire quale possa essere un equilibrio fra la performance e gli aspetti tra virgolette etici dell'allevamento, che è un argomento estremamente complesso, ma che la parola etica probabilmente li raccoglie tutti. Ti volevo chiedere, abusare del tuo tempo ancora, Enrico, dove la state conducendo questa razza? Cioè, qual è il piano di selezione? Quali sono i caratteri che state maggiormente premiando nell'indice? E poi
ti anticipo anche quella che possa essere una terza domanda, ma anche un'integrazione alla seconda. E la genomica in questa razza? Beh, dove la stiamo portando? La stiamo portando con un indice di selezione che è un equilibrio fra produzione degli animali, ma tenendo d'occhio alcune cose specifiche sulla qualità del latte. Siamo stati i primi sin dal 1990 a introdurre all'interno dell'indice di selezione anche un peso specifico per la cappa caseina, ad esempio. È stata una scelta, se ci si pensa, veramente innovativa, perché si è trattato di introdurre nel 1990 alcuni criteri di selezione su marcatori genetici, di fatto, che abbiamo introdotto ben prima che arrivasse la genomica. Certamente stiamo, come deve essere, l'obiettivo di selezione di una razza non può essere statico. Noi quello che possiamo fare con la selezione è portare la razza da un punto a un altro punto, ma dobbiamo continuamente verificare se la direzione presa è ancora attuale. Quindi non credo per nulla alla idea che un obiettivo di selezione debba essere immutabile e che deve essere caratterizzato sulla razza per sempre. Bisogna verificare dove si è arrivati. Alcune cose che abbiamo selezionato negli ultimi anni è possibile che sia oggi necessario o opportuno smettere di selezionare per questi caratteri, perché si è raggiunti un livello ottimale ed è normale che si debba insistere su alcuni altri caratteri. Vi faccio un esempio. Per esempio, una cosa che abbiamo migliorato moltissimo in questi anni è stata la produzione del latte. Non abbiamo perso la qualità, dobbiamo però lavorare di più probabilmente per alcuni caratteri legati alla rusticità degli animali, alla potenzialità degli animali di dimagrire meno durante la lattazione. Quindi non possiamo più permetterci animali che mobilizzano le riserve di grasso in modo eccessivo durante i primi 2 mesi di lattazione, e questo perché, lo sappiamo, la mobilizzazione di grasso porta a dismetabolie che poi diventano difficili da gestire da parte dell'allevatore, se non con una cura che poi diventa molto dispendiosa della parte alimentare. Quindi abbiamo anche un tipo di allevatore che ci chiede degli animali più facili da gestire, e quindi queste cose sono cose che stiamo sottolineando. Dico, la genomica è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. La Brune è stata la prima, e ad oggi è ancora l'unica, razza che è riuscita a trovare un accordo a livello mondiale per un programma genomico globale. Questo cosa vuol dire? Non che stiamo selezionando globalmente esattamente per gli stessi obiettivi, alcune differenze ancora persistono, ma stiamo utilizzando sostanzialmente lo stesso strumento. Voi fate conto che l'introduzione della genomica era una potenzialità molto interessante per tutti, ma è stato anche un paradosso. Un paradosso perché la potenzialità più alta l'avevano le razze con più grossi numeri. Quindi paradossalmente avrebbe potuto tradursi in grossi vantaggi per le grandi razze e minimi vantaggi per le razze meno diffuse. Quindi per la Bruna è stato identificato questo potenziale problema e abbiamo trovato un accordo a livello mondiale. La genomica, io ci tengo a commentarlo, non è altro che uno strumento, non è la genomica che deve determinare le scelte degli allevatori, sono gli allevatori che devono usare questo strumento con le adeguate conoscenze e con le adeguate informazioni. Come tutti gli strumenti, può essere molto utile, può essere anche utilizzato molto male. Purtroppo devo dirvi che non sempre lo strumento viene utilizzato come dovrebbe essere utilizzato. Il rischio è che le dinamiche commerciali prendano il sopravvento sulla parte tecnica. Tecnicamente, noi l'abbiamo sempre detto, la genomica è molto interessante, ma nessuno ha mai suggerito in buona fede di utilizzare il miglior toro genomico a tappeto sulla mandria. Purtroppo, da un punto di vista invece strettamente commerciale, questo a volte succede. E questo poi provoca delle brutte sorprese a volte, e quindi si tende a dare la colpa allo strumento. La colpa non è dello strumento, la colpa è di come è stato utilizzato lo strumento, ed è una cosa molto, molto diversa. La mia convinzione è che siamo solo all'inizio della genomica, stiamo usando la genomica ancora
con degli schemi di selezione della passata generazione. Il futuro ci promette degli approcci selettivi radicalmente diversi da quelli che stiamo usando oggi. Dottor Santos, Enrico, grazie. Ci hai chiarito molto del presente e del futuro della Bruna. Condivido e posso testimoniare l'aspetto anche emotivo che lega molti allevatori a questa razza, ma mi sembra di capire che in questo contesto nuovo in cui si sta inserendo la produzione del latte e dei suoi derivati nel mondo, la Bruna può avere un ruolo da protagonista. Grazie Santos. Grazie.